che con il bando si possano risolvere in parte i problemi dei lavoratori che mi dispiace hanno perso il posto di lavoro, ma io ricordo a tutti che ho trovato le terme chiuse e con 14 milioni di euro di debiti. Quindi adesso stiamo ripartendo e sono speranzoso. Sindaco, Castellammare di Stabia, città delle acque, perché? Perché si sa che le fonti qui erano più di 20, se non vado errato 23 o addirittura 24. In Italia c'è, me ne viene in mente una come cittadina, Fiuggi, che vive con semplicemente una fonte. Come si spiega lei tutta questa decadenza che è avvenuta nel tempo? Allora, le faccio una precisazione, sono 28 sorgenti, la città, le terme di Fiuggi sono in grande crisi, forse lei non sa che attualmente sono 6 dipendenti fissi e 12 stagionali, quindi non è affatto vero che le terme di Fiuggi vivono sulle terme, c'è una crisi generale di tutte quante le terme in Italia. E tant'è vero che Federterme sta predisponendo un disegno di legge da far approvare in Parlamento per aiutare tutte le terme pubbliche italiane che si trovano coperte di debiti. Quindi è il termalismo in genere che ha avuto una grossissima difficoltà dopo che sono venuti a mancare gli aiuti dello Stato. Quindi bisognerà individuare delle nuove forme di gestione. Ed è un problema di carattere nazionale, non è soltanto della nostra città, ci sono terme che hanno situazioni ancora più critiche di quella della città di Castellammare di Stabia. La strada che abbiamo individuato è quella di predisporre un bando pubblico per individuare un soggetto privato, è quella che secondo Invitalia, secondo il governo, è la strada giusta. Adesso la percorriamo e io sono convinto che porterà dei risultati positivi per la nostra città e anche per i lavoratori. Sindaco, alla luce di tutto quello che sta accadendo ed è accaduto, che scenari prevede per il futuro di Castellammare di Stabia? Ma noi prevedo, c'è una difficoltà in tutta Italia, non so se avete visto oggi i giornali, tutti quanti hanno pubblicato che il sud d'Italia è più in difficoltà rispetto alla Grecia, 500.000 abitanti del sud sono andati in altre realtà. In questa realtà difficile dal punto di vista economico noi ci stiamo muovendo e abbiamo intrapreso una serie di iniziative, dalle spiagge libere. Adesso, proprio oggi, in questo momento, è stato pubblicato una determina che prevede l'avviso pubblico per dare 7 lotti di spiagge in concessione a giovani o a cooperative, quindi l'anno prossimo, anzi colgo l'occasione per dire che a giorni verrà pubblicato proprio l'avviso e si avranno 60 giorni di tempo per poter presentare le proprie offerte. Stiamo lavorando perché si aprano anche gli chalet, abbiamo parlato con l'autorità portuale per far fare il bando per gli chalet. Speriamo, anzi sono sicuro, che con la riqualificazione della villa comunale. Ecco, qual è la situazione attuale della villa comunale? La villa comunale attualmente, entro il 31 luglio, dovevano fare lo svellimento ed è stato fatto, cioè dovevano eliminare tutte quante le la pavimentazione. Adesso bisogna ripristinare, siccome la villa verrà allargata, bisogna mettere delle fondamenta per poter allargare la villa e stanno con degli strumenti particolari facendo delle rilevazioni perché la falda dell'acqua è risultata essere un po' più alta rispetto a quella che era prevista e quindi appena finiranno questi rilievi si comincerà a fare lo scavo per poter mettere i massi e per poter poi creare le fondamenta dell'allargamento della villa comunale. Comunque tutto procede secondo. Per quando sono previsti la fine dei lavori? Contrattualmente il 30 novembre del 2015. Quando si fanno dei lavori sorgono sempre dei problemi, soprattutto lavori così importanti, quando ci sono si affrontano e si cercano di trovare le soluzioni giuste. Già dovrebbero riprendere i lavori con lo scavo e con la messa in opera degli scogli, penso la prossima settimana, tra giovedì e venerdì. Senta, l'ultima per quanto mi riguarda,
È un pensiero che comunque si chiedono comunque molti, tanti cittadini di Castellammare. Castellammare è una cittadina comunque marittima che trae anche le sue ricchezze, quantomeno dovrebbe trarre anche le sue ricchezze dal turismo. Ci sono città anche più piccole di Castellammare, come mi viene in mente Sorrento, che vivono sul turismo. Per quale motivo Castellammare non riesce a sfruttare tutte le ricchezze che ha a disposizione, secondo lei? La risposta è complessa, non è semplice, però siamo sulla buona strada, perché se riusciamo a recuperare l'attività termale e a recuperare tutto il waterfront di Castellammare, tenete conto innanzitutto la spiaggia e il mare, noi abbiamo fatto entrare in funzione il depuratore biologico e dopo 50 anni, dico 50 anni, un tratto di spiaggia da Marina di Stabia è diventato balneabile. Bisogna puntare sulla balneabilità del mare antistante, diciamo, tutto il tratto di costa che va dalla banchina di Zigatiello fino a Marina di Stabia. Stiamo lavorando in questo senso, stiamo bonificando tutte le i rivoli che scendono a mare. E recuperando il mare, recuperando la spiaggia, io sono convinto che Castellammare diventerà una città sicuramente turistica. Già adesso attrae tantissime centinaia, anzi migliaia di persone durante il weekend. Se lei ci fa caso, a Castellammare di Stabia il venerdì, il sabato e la domenica, fino alle 2, alle 3 di notte, in questo tratto di città vi è vita, mentre in altre città non è così. Quindi bisogna avere pazienza, bisogna lavorare con determinazione e comprendere che non ci viene regalato nulla dall'esterno. Oramai la vera battaglia è riuscire a trovare in noi le energie, le risorse per poter rinascere. Proprio quello che vi ho detto in precedenza, il fatto che il Sud sta soffrendo enormemente, deve essere di stimolo per noi. E noi abbiamo accettato questa sfida perché abbiamo messo in cantiere 8 opere del Più Europa, più altri 3 progetti PIRAP che verranno completati sui boschi di Quisisana, più stiamo lavorando per l'apertura del museo archeologico, della scuola archeologica. Devono crederci, devono lavorare per migliorare.